Sono Megalessio, il segretario centrale della Lega, ci troviamo qua per il secondo appuntamento sui diritti dei cittadini. Siamo qua con Monica Massini, con Alberto Corregiani, che è la nostra punta di diamante per quanto riguarda Milano, la nostra Tittimo Leone. Però prima di fare le presentazioni ufficiali, eccetera, io desidero, per riconoscenza di militanza, noi siamo un piccolo partito, io dico sempre siamo un piccolo partito della destra del fare, siamo un piccolo partito fatto di sottufficiali, siamo un piccolo partito fatto di militanti e dirigenti che lavorano a pieno ritmo, e come dirigenti e militanti di questo piccolo partito siamo abituati a fare, e questo è il motivo per cui vedete dietro il palco la destra del fare. Noi desideriamo essere la destra del fare, e in onore a questa destra del fare io voglio chiamare su al palco il nostro dirigente cittadino Mela Antonio, che tanto sta contribuendo a completare, a migliorare l'immagine della destra, sia l'immagine che il lavoro. Mela Antonio. Buonasera a tutti, io sono Antonio Mela, portavoce cittadino della destra. Io prima di passare la parola ai relatori vorrei iniziare come le nostre abitudini ascoltando l'inno nazionale. Dall'ascolto delle persone,
dall'ascolto dei nostri concittadini. Prima di iniziare presentando i relatori della conferenza, ringrazio per la partecipazione e la presenza qui, voglio salutare quindi l'onorevole Aldo Brancher, che ringrazio per la partecipazione, segretario provinciale del PDL, e il signor Emanuele Negri e Andrea Montovanelli di Chiama Cultura. Ringrazio anche per la partecipazione Massimo Mariotti della destra sociale e Ciro Maschio, capogruppo. I relatori di questa conferenza, vi ho già accennato meglio, l'avvocato Monica Narcisi, responsabile nazionale del settore giustizia della destra. Grazie.